torna il nostro appuntamento con Ivo Risponde. È rinomato che l'Italia sia il paese della cultura. Ma è veramente così? Scopriamolo insieme. Siamo Chiara, Carmen e Liliana. Abbiamo chiesto termini e detti in giro, specialmente alla nostra scuola. Nel nostro programma Ivo Risponde. Ci faremo qualche risata, ma ovviamente non mancherà la spiegazione dettagliata dei nostri prof, che ringraziamo per averci aiutato a realizzare questo programma. E non dimenticatevi soprattutto di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e le dirette su Twitch. E la parola invece è luculliano. Allora, luculliano si intende un qualcosa, un cibo che diciamo di raffinatezza gastronomica, come in una frase ad esempio: sono andato a Bivangelo Matteo e ho mangiato una carbonara luculliana. Va bene. No. Ciao, sai che cos'è la parola luculliano, il significato di questa parola? No. Sembra il nome di un paese, no? Sì, vicino, che del paese? Nord, del nord. Del nord. Ok, quindi. Ah, oh, vabbè. Fa rima con Stignano, però. Non lo può essere simile. Sì, suona bene. Buonasera, ragazzi. Sono qui per darvi un chiarimento sull'origine di alcune parole che rientrano nell'uso della nostra lingua, ma di cui non sempre abbiamo consapevolezza, perché dietro hanno una storia molto singolare e a volte anche curiosa. Partiamo dall'aggettivo luculliano. Luculliano, che come significato indica qualcosa che sia improntato ad una fastosa raffinatezza, e quindi specialmente dal punto di vista gastronomico, è legato alla figura di Lucio Licinio Lucullo, un uomo politico romano dell'ultima età repubblicana, che era appunto caratterizzato da una spiccata tendenza ad esagerare con il lusso, con lo sfarzo e soprattutto con la sua prodigalità. E infatti era proverbiale la ricchezza dei banchetti che questo Lucullo organizzava. Dall'aggettivo luculliano deriva anche l'avverbio luculianamente, che appunto indica qualcosa che avviene con la sontuosità e la raffinatezza degna di Lucullo. Ma il termine è applicato anche all'architettura, ovvero esiste il marmo luculliano. È un tipo di marmo a tinta scura perché contiene appunto delle sostanze carboniose e che venne chiamato così perché, stando alla tradizione, sarebbe stato particolarmente ammirato proprio da Lucullo. Invece la parola di Sibilio? Di Sibilio invece vuol dire, per esempio, una folla agitata, entusiasta. Per esempio, al gol di Pepperacco alla classica, la folla sarà invisibile. Un grande Pepperacco. Com'era l'altra? Visibilio. La parola invece è visibilio? Non lo so, magari qualcuno che vede qualcosa per bene. Va bene. Beh, la parola visibilio ha una storia molto curiosa, perché sarebbe uno degli esempi più celebri di una parola nata dalla storpiatura popolare di una formula latina. Infatti, nella parola visibilio c'è la reminiscenza della formula del credo latino visibilium omnium et invisibilium, cioè di tutte le cose visibili e invisibili. In pratica, che cosa è avvenuto? Che la gente che non era istruita, non conosceva il latino, memorizzò tale formula storpiandola e utilizzandola poi con un significato che via via assunse
il concetto di moltissimo, una grande quantità di. Infatti, quando noi usiamo per esempio la parola visibilio, intendiamo un visibilio di persone, un gran numero di persone, oppure ho un visibilio di cose da fare, tantissime cose da fare. Quindi il significato indica molto, una grande quantità di, tantissimo. Tuttavia viene utilizzato anche con un'altra accezione. Nell'espressione infatti andare in visibilio si intende, con l'espressione andare in visibilio si intende andare in estasi, trasecolare o meravigliarsi fortemente. Tornerà la primavera, yeah. Sapresti dirmi il significato di favellare? Allora, favellare non rientra nel mio vocabolario, devo imparare, non so cosa significa. Va bene. E invece il verbo favellare? Si usa nelle favelas.
Sì, proprio dall'etimologia sì. Sembra... Vabbè, sì, sembra lo stesso. Sì, sì, sì. È vicino. Il verbo favellare è un verbo che viene utilizzato in italiano nel significato di parlare e che è di chiarissima etimologia latina. Infatti deriva dal latino fabellare, che sarebbe un derivato del classico fabulare o fabulari, la radice è quella di forfaris, parlare, che ritroviamo anche nell'etimologia di fabula, racconto breve. Noi utilizziamo ovviamente questo verbo in pochissime circostanze, non lo utilizziamo correntemente. Diciamo che l'uso che ne facciamo è piuttosto scherzoso, infatti è frequente l'espressione mi guardi e non favelli. Ciao, sai che significa la parola procrastinare? Procrastinare significa ritardare, posticipare. Sai formularmi una frase con questa parola? Ho un impegno che non si può procrastinare. Va bene. Devi guardare me. Devo guardare. Sai cosa vuol dire la parola procrastinare? No, non è la minima idea. Va bene. Prova ad indovinare. Qualcuno per esempio che vuole difendersi. Ok. Adesso vorrete sapere il significato del verbo procrastinare. Beh, procrastinare è proprio un verbo che è entrato nell'uso della nostra lingua, ma è un verbo squisitamente latino. Infatti deriva dal prefisso latino pro e la radice della parola crass, domani. Infatti crastinus poi in latino indica ciò che è riferito al domani. E ancora oggi noi utilizziamo tale verbo con il significato originario, perché procrastinare significa letteralmente differire, rinviare ad un altro giorno, dall'oggi al domani, allo scopo di guadagnare tempo. Spesso questo aggettivo è utilizzato con un'accezione lievemente negativa, perché indica l'atteggiamento proprio dei pigri o di chi non vuole assumersi responsabilità e che tende a rimandare qualcosa che non è particolarmente felice di fare. Sciogliti i capiti e guardami quando arridi, che mi scioglio come pupazzo di nevi. Che quando arridi tu, s'arridi pure teo, e qua non penso io, beato che sognè. L'occhi belle toi, non te le mucciare, lasciare non me poi, t'oscura a mezzo mari, ca senza la tua luce, a luna non c'ha faci, u faccio vino dolce, o me da sto cuore in pace, ai ai ai, quanto è bella pare mai, ai ai ai, e ti pensi non lo sai, ai ai ai, quanto è bella pare mai, ai ai ai, e ti pensi non lo sai. Casa facendo qualche cosa, o scanso la sfortuna, non mo pensa me padrona, che mi piglia turbamento, se penso su portamento, come si assetta, come si inchina, come si muove, come cammina, come si arride, come si alliscia, come chiulia, come si struscia, come si gira, come si vuota, quando respira pare una nota, ai ai ai, quanto è bella pare mai, ai ai ai, e te pensa non lo sai, ai ai ai, quanto è bella pare mai, ai ai ai, e te pensa non lo sai.
stesso pensiero, non mi fiedo, mo me freno. Mi trasevo per un tallossa e mi piglia come una scossa. E che de labbra purpurine fatte di mani divini. Na cornice so parlare che mi fece innamorare. Se la incontro per scasa le menti e faccio finte menti. Ma lo cuore faccio feste e l'occhio ne sceno da testa. Ai ai ai, quanto è bella pare mai. Ai ai ai, e te pensi e non lo sai. Ai ai ai, quanto è bella pare mai. Ai ai ai, e te pensi e non lo sai. Tasto chiudo s'apparecchio, non mo guarda so figura. E o me arze che sto letto, ca si fici la bonura. Sai cosa vuol dire il detto avere la coda di paglia? Allora, avere la coda di paglia significa quando vieni incolpato per qualcosa e diciamo di cerchi di scolparti negando anche se sai cosa sia successo. Quindi quando viene accusato di qualcosa si dice in questo modo. Va bene, grazie. E poi ti andrò a chiedere l'ultima, cioè avere la coda di paglia. Quando uno tira pietre muccia a mano. Sì. È così. Quando uno fa una cosa e poi gli dici che non lo fa. Giusto. Si para, vabbè, niente. Passiamo alla storia delle espressioni, dei modi di dire. Avere la coda di paglia ha un'origine legata a una favola esopica. Infatti la favola narra che per un incidente, appunto una volpe era incappata in una tagliola e per un incidente una volpe perse la propria coda. Per tale ragione gli altri animali, suoi amici, per rincuorare la povera bestiola così deturpata, le crearono appunto una bellissima coda di paglia, così bella che nessuno degli animali riusciva a conoscerne la vera natura. Tuttavia la notizia che non si trattasse di una vera coda, ma appunto di una coda realizzata con paglia, si diffuse presto tra tutti gli animali. E il gallo fornì questa preziosa informazione agli uomini, i quali, per evitare che la volpe facesse sortite nei loro pollai e mangiasse le loro galline, appiccarono dei fuochi e così la povera volpe, temendo di bruciare la sua coda finta, evitò di andare a rubare le galline. L'espressione viene utilizzata nel senso di temere una critica per un difetto che si sa di avere, ovvero io so di avere un punto debole e quindi evito di mettermi nel rischio o temo che qualcuno possa infierire sul mio difetto. E c'è anche un proverbio toscano in questo senso: chi ha la coda di paglia ha sempre paura che gli pigli fuoco. E invece se ti dovessi chiedere facta non verba, cosa mi sapresti dire?
Sai cosa vuol dire invece facto non verba? Che i fatti non parlano, forse. Va bene. Facta non verba. Beh, da questo deriva l'italiano fatti non parole. Traduzione fedele, perché facta è il participio sostantivato del verbo faccio, fare, e verba è la parola latina che appunto indica la parola. Fatti non parole è appunto l'espressione che noi utilizziamo per esortare magari qualche chiacchierone piuttosto pigro nel realizzare le cose a farlo e appunto ad agire in modo concreto. E facta non verba è un detto latino che talvolta riscontriamo nei filosofi. Infatti lo citava spesso il filosofo medievale Abelardo. Torna il nostro appuntamento con Ivo Risponde. Rinomato che l'Italia sia il paese della cultura. Ma è veramente così? Scopriamolo insieme. Siamo Chiara, Carmen e Liliana. Abbiamo chiesto termini e detti in giro, specialmente alla nostra scuola. Nel nostro programma Ivo Risponde. Ci faremo qualche risata, ma ovviamente non mancherà la spiegazione dettagliata dei nostri prof, che ringraziamo per averci aiutato a realizzare questo programma. E non dimenticatevi soprattutto di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e le dirette su Twitch. Fatto tardi ormai, ho già messo il caffè, o se preferisci un buon tè, non andare, resta ancora un po' con me. Io sono qua, lo sai, raccontami i tuoi guai. Parlami dei tuoi sogni, io ti racconterò i miei. Non andare, resta ancora un po' con me. Adesso siamo qua, beviamo un po' di vino, ti sento un po' più vicino, ancora un'ultima sigaretta, sei rimasto, non sei andato via di fretta.